Applauso. Allora, quello che riesco a dire va bene, il resto rimando al libro. Intanto, qual è l'interesse che muove me verso questa tematica? Oggi, non, il mio ovviamente non è né un interesse storico né culturale, perché mi affascina e mi ci sto immergendo tanto in questa vicenda, perché per due motivi. Uno è che insomma queste cose già sia Giusy che le altre hanno accennato, che quello che sta, che è già venuto fuori, consente di riscrivere già da ora l'inizio della storia, anche se i libri di testo non l'hanno ancora registrato, ma le informazioni consolidate e riconosciute sono tali per cui la storia inizia dalla cosiddetta preistoria, e questo è un passaggio importantissimo. Insomma, non si comincia con il monoteismo giudaico-cristiano e con le civiltà egizie, sumere e babilonesi, ma c'è quello che c'è prima, è già storia. L'altro motivo è che una volta accertato che esiste una civiltà precedente della durata molto più lunga dei 4.000 anni di patriarcato, perché passiamo intorno ai 20.000 anni e più, questo significa che per me, per noi, per le donne, e non solo, penso anche per gli uomini, la memoria cellulare che è iscritta nei nostri geni non c'è solo quella degli ultimi 4.000 anni, ma c'è anche quella dei 20.000 precedenti. E quindi io non sono figlia solo del patriarcato, ma sono figlia della civiltà precedente. È come un tornare a casa, un poter tornare a casa. Quindi queste sono le ragioni che mi appassionano in questa, e sono molto attuali, cioè non è un interesse archeologico, grazie al lavoro delle archeologhe, perché se loro non l'avessero fatto, però voglio dire, è come un potersi radicare in una civiltà dove il sacro femminile e il principio femminile era riconosciuto. E quindi io non vengo più dalla cancellazione, vengo da qualcosa che c'era già. Dopodiché io ho scelto Maria, le cose sono già state dette, quindi io mi soffermo solo su qualcosa, o perlomeno ci provo. Ovviamente il mito, come ha detto Alessandra, il mito di Adamo ed Eva capovolge il mito precedente della civiltà della dea. Il mito di Adamo ed Eva, come già nella nascita di Eva è già annunciato, perché Eva nasce dalla costola di Adamo, quindi la creazione è invertita. Una donna non è che un uomo nasce da un utero femminile, ma addirittura mette al mondo la donna, quindi insomma è già annunciato. Si completa con la figura del serpente, che da simbolo di vita e di regenerazione difende il demonio, il tentatore. Il femminile, la donna Eva, inaugura la caduta del genere umano, inaugura la morte
la morte non come passaggio e rigenerazione, ma una morte senza redenzione. Questo è quindi un'angoscia che solo con la redenzione di Maria e Cristo sembrava potesse avvenire perché di fatto per una serie di motivi questa cosa è come un parto è rimasto a metà. Maria, insomma, sul mito. Quindi teniamo presente Eva che allora la dea madre nella civiltà della dea madre era colei che creava, che dava la vita anche la morte e con la morte si tornava al grembo della madre. Il tempo era ciclico. Connessa con la natura, per cui nascita, vita, morte, rinascita, era tutto collegato. Le caverne, ma anche le tombe, richiamavano anche visivamente la figura del grembo che raccoglie al momento della morte, riaccoglie in fiducia che quello sia un passaggio per altro. Con Eva, già Eva diventa datrice di morte, simbolo del peccato, legato alla disobbedienza, ma soprattutto alla sessualità, perché e videro che erano nudi. Questo era quindi la. Se mettiamo vicino a Eva mettiamo Maria. Maria è la contraltare di Eva. Maria è la regina del cielo, Maria è vergine e madre, Maria è senza peccato, cioè la verginità di Maria, che nei Vangeli canonici è implicita, viene costruita più successivamente per giustificare la divinità del figlio, non è inerente alla figura di Maria. E Maria però rimane anch'essa, fermo restando che tutti i simboli, i significati, lei diciamo, è la più recente incarnazione della dea, così come ci viene dalla preistoria, però rimane a metà. Scusa, l'ho toccato. Perché rimane a metà? Perché a lei è legato il bene, a lei è legato la vita, a lei è legato una parte del due. Abbiamo perso il due. Il 2 è diventato un'opposizione, è la vita contro la morte, il male contro il bene, lei incarna il bene e il resto viene messo nel mondo sottoterra. Mentre la dea rappresentava la possibilità che il 2, l'uno e l'altro, non erano inopposti, ma facevano parte del ciclo della vita. Quindi questo volevo che fosse, insomma, marcare questa differenza, che la figura di Maria rimane una figura, diciamo, che sancisce anche attraverso la dottrina la separazione tra gli opposti. Non riunifica lei, pur mediatrice tra umano e divino, dando alla luce un figlio divino, pur mediatrice tra questi due mondi, attraverso, cioè lei viene tolta, allontanata dall'umanità, caduta come madre vergine, quindi Immacolata Concezione. Assunzione, cioè lei è preservata anche dalla morte. Sono tutte queste definizioni avvenute attraverso i vari concili che lei viene allontanata dall'umanità
dalla umanità avvicinata alla divinità, ma non dea, non dea, e non più umana. Quindi figura di mediazione, ma contemporaneamente né pienamente di là né pienamente di qua. E questa ambiguità, diciamo, che poi la cosa che mi è interessato molto è che comunque il culto di Maria che si è diffusa a furor di popolo, cioè perché ecco, secondo me nella infinita compassione di Maria che io sento l'eco di una possibile riunificazione, dove ciò che non è consentito, ciò che non è accettato, può essere, anche se attraverso la compassione. Mi sono persa, stavo dicendo, che viene allontanata dall'umano, mentre nella civiltà della Dea la terra e il cielo, la vita e la morte, il bene e il male non erano separati, erano distinti ma non separati. Qui continua la separazione, tant'è che lei rimane la contraltare di Eva. Non c'è la riunificazione di questi principi. L'altra cosa, questo si può vedere da tanti punti di vista, perché anche nella civiltà della Dea la madre creatrice, generatrice di vita, ciò che crea, ciò che mette al mondo è parte di sé. E il creato è parte di ciò che lo ha creato, non è separato. Nel mito di creazione di Adamo ed Eva, e che rimane successivamente anche nonostante, dico, la figura di Maria, è che chi crea diventa logos addirittura, cioè è la parola che crea, e sancendo la separazione, il divino diventa Dio e trascendente, l'immanenza è perduta, l'umanità è oggetto della creazione, ma non parte del creatore, di colui che lo crea. Tant'è che la caduta, il peccato, la necessità della redenzione sta tutto in questa logica. Posso avere quella pietà, quella dove c'è anche la pietà? Allora, anche Maria, il figlio, non aggiungo molto, sia la nascita di Gesù che la morte, è legata ai miti precedenti. Li hai citati tu, ma anche io li cito anche per morte, vita, morte e rigenerazione di Iside, Osiride, Tammuz, Dioniso, insomma, i precedenti. Quindi con questo che cosa serve? Per anche vedere queste figure, questi racconti, queste narrazioni, non solo all'interno della compagine cristiano-cattolica, ma collegate ai miti e ai racconti precedenti, da cui sono chiaramente discendono. Questo rispetto al figlio. Quello che mi interessava riprendere un po', però io riprendere un po' per quello che condivido con Luciana, il fatto che il capitolo su Sofia è interessantissimo, sulla Sofia, sullo gnosticismo e quindi su cose nuove proprio rispetto, su cose per me però, perché probabilmente già
si poteva sapere, però io l'ho imparato adesso alcune cose. No, una cosa però volevo. Non è alla portata di tutti comunque l'agnosticismo. Sì, sì. No, volevo. È stato un po'. Su questa figura della Pietà di Michelangelo aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, che è vero, cioè la madre nel momento in presenza del patriarcato trova il figlio sacrificato dal padre, perché Gesù è stato sacrificato dal padre. Ci sono delle raffigure. Ma io dico oggi, in cui comunque il patriarcato è in crisi, non è, non, no, cioè, voglio dire, io penso che gli uomini, noi, gli uomini, i maschi e le femmine, noi siamo orfane del sacro femminile, siamo orfane del principio femminile, ce lo stiamo ricostruendo con le unghie e con i denti. Gli uomini sono orfani del padre e della madre, sono orfani di un principio maschile sano e sano, voglio dire, perché voglio dire certo che perché io voglio distinguere il maschile del padre dal patriarcato, non sono la stessa cosa. E quindi ci troviamo, secondo me, in una situazione da certi punti di vista molto difficile, però anche pregna di possibilità, perché siamo figlie e figli, ognuno in cerca di fondamento, di radici, ma anche di cielo, di terra, ma anche di cielo. Rispetto alla passo alla ecco che cosa volevo dire. Sto ricordando. Oh, io sto parlando, cioè leggere questo libro vi assicuro che non è, è bellissimo, però è talmente pieno di cose che poi anche scegliere, io ve lo consiglio perché è una miniera, è una miniera ed è anche è lungo, ma è è bello da leggere dal punto di vista della scrittura, sì. Si legge volentieri, no. Insomma, quello che volevo dire è che quello che si è voluto cacciare dalla porta, dalla finestra, qualcosa è rientrato, e io dico c'è la Maria, Maria, quell'altra, quella bellissima che hai fatto vedere di Donatello, però ci sono le Madonne Nere, e qui loro dicono come sono arrivate qui in Europa, soprattutto in Francia, in Spagna, in Olanda, no, che via, se non lo so, e anche noi ne siamo pieni, sono state dai crociati, erano statuette pagane che loro hanno preso come Madonne e le hanno portate. Ma mo, al di là di come sono arrivate, ma la Madonna Nera sembra che ha un culto anche diffusissimo. C'ha dei legami con la parte oscura, cioè ma come se una parte Maria, regina del cielo, ma non della terra, di ciò che. Mentre la Madonna Nera, e qui nei libri, insomma, in altri testi, viene, questa cosa viene ipotizzata, è la figura di una madre divina, di una divinità che accetta di contaminarsi con la terra, di fare da lievito nel lavorio dell'umanità, sporcandosi e contaminandosi per accompagnare l'umanità ad emergere. Quindi, secondo me, quello che viene tolto a Maria da una parte
rientra da quell'altra. È un'altra, anche la Madonna Nera è legata anche alla figura della Maddalena. Su questo però si aprirebbe un lungo capitolo, però io due o tre cose su Maria Maddalena le vorrei dire. Sono nato per tenere presente quello che solitamente non si conosce, perché ci sono i Vangeli apocrifi, ci sono i Vangeli gnostici, ci sono i Vangeli che sono stati scoperti il secolo scorso e ci sono quelli che esistevano che non sono stati scelti come canonici, ma sono stati eliminati ed è stato, guarda caso, accuratamente tolto tutto ciò che poteva riportare il femminile, diciamo, in una posizione dignitosa, perché insomma la cultura, cioè qua non ci dobbiamo scordare che il patriarcato si sanciva non nella supremazia del Dio e dell'uomo, ma si ammetteva in maniera esplicita l'inferiorità femminile, cioè qua non c'era l'anima, cioè addirittura fino a discutere e a mettere in dubbio che se le donne avessero o no un'anima, a partire da Eva, che mentre la prima degli apostoli era Maria Maddalena. E il fatto che nella resurrezione è lei a vederlo ed è lei ad avere il compito di annunciarlo, nelle narrazioni queste cose sono importantissime, non sono casuali, che è lei che deve annunciare, rassicurare la resurrezione, e poi il fatto che lei lo saluta come giardiniere. Luciana era il simbolo, il dio della vegetazione, a che fare con e nei Vangeli gnostici, non mi ricordo se quello di Giacomo era, viene descritto anche la difficoltà che aveva Maria Maddalena nel rapporto con Pietro. Pietro si arrabbiava perché Gesù dava insegnamenti segreti a Maddalena, e io penso, ma è abbastanza supportato, che non è un caso che Maria Maddalena, alla morte di Gesù, lei con Nicodemo va in Francia, cioè se ne deve andare, perché evidentemente non aveva molta agibilità. Ma a Gerusalemme c'era un gruppo di ebrei cristiani, diciamo impostazione gnostica, quindi che veniva dal precedente gnosticismo, e poi quando ci fu la repressione delle varie sette furono sparpagliate e una parte di loro se ne andò ad Alessandria d'Egitto, prima dell'assassinio di Ipazia, era molto tollerante, era il crocevia di alcune civiltà, ed è lì che, diciamo, nasce e si consolida il cristianesimo gnostico. Questa cosa perché io devo dire, ho intenzione proprio di andare ad approfondire questa parte, perché è lì che viene nominato, i testi gnostici nominano la Sofia come la Sapienza, che sarebbe lo Spirito Santo, che nella Trinità tutta maschile diventa Spirito Santo al maschile, ma il simbolo è la colomba, che è un simbolo della Dea, quindi voglio dire, a guardare con occhi più attenti le contraddizioni e le sostituzioni vengono anche fuori.
e lo, la figura dello Spirito Santo come Sofia, che è la Dea della Sapienza ed è la grande, anche lei viene nominata come grande madre, la cui figlia si chiama Sofia, e identificano la figlia Sofia con l'anima individuale, cioè la figlia è della stessa sostanza della madre, è una scintilla della sostanza da cui viene originata e soffre della separazione, vuole tornare all'origine, e la madre manda il figlio ad aiutarla per tornare a casa. È la prima, questa è la prima nominazione in cui si nomina madre, padre, figlia, figlio. E la figlia, io la dico a livello archetipico, questo, a livello simbolico, viene identificata come la parte di noi scintilla divina, quindi l'anima individuale, il figlio è il mondo, la manifestazione, cioè cominciamo un po' io ho finito. Grazie.